Ferroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. Ciao Gianluca. Ciao caro. Andrea. Ciao Francesca. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Qua. Là. Qua. Ok. Senta, qua. Perché puntualmente qua. Ci hanno detto dove ci dovevamo sì. sedere. Sì, io perché io ho chiesto di avere lei di fronte a me e per mi guardarla. Sembra giusto. Guardate che sole, che meraviglia. Pazza quanto so bello. Sì. Ma non credevo di essere così bello. Invece visto. Ma io non avevo la parrucca, scusate. Però da questa foto qua mi sembra che il mio lato destro speculare al pubblico e il sinistro stia andando verso il semprinaggio, credo, eh. Credo. Attenzione, e guarda il mio lato destro come va verso il carolinaggio, guarda. Tutte le mattine, Franci, capisci? Ma non dovevano essere due linee parallele, binari? No, esatto. C'è una convergenza. Ragazzi, no, ci sono tante interruzioni. Binari hanno anche delle... Dai, degli allora. Scambi. Oh, dalle 7:15, per me è come dire a... Ah, ma infatti noi tra poco dobbiamo andare a dormire, adesso non volevamo essere maleducati. Ma lì dietro stavamo dicendo, ma tu la sveglia a che ora l'hai messa domani mattina? Io alle 5, lui alle 5, lui alle 5, ha detto, ma perché tu arrivi alle 5:45, io alle 5? Sì, infatti lei arriva alle 5:45. Ma certo, ma non dipende anche da dove vivete? Cioè ci mettete più tempo, quindi la sveglia per te sarà... No, io sono vicino fortunatamente, io sono qua a 500 metri, io sogno un programma alla Dea, lo liscio sempre. Ha capito? Che c'entra questa cosa? Si può vivere anche... Tu da dove anche... parti? No, lasciamo perdere, io, Francesca. Io vivo altrove. Molto... Questo è il punto. Io vivo altrove sì. Ma in questo altrove ho trovato l'ispirazione per poi poter... Ma mi fa molto piacere, solo che io vorrei che tu arrivassi puntuale. Sì, sì, ecco. Quindi se ti avvicini è meglio. Io dormo in una macchina davanti alla stazione Tiburtina per ma far contenta... Ma chi è che non funziona? Scusate, chi è che non funziona, Bob? No, io, Carolina. Carolina. Ma proprio lei? Si è sentito solo Andrea? Carolina. L'avevamo esatto. boicottata. Ragazzi, ho fatto un'operazione di sabotaggio prima. Succede questo. Carolina, quali saranno i vostri ruoli? Va bene, poi è una domanda che farò. Non l'hai poi. Ancora il tuo capito. Già da questo ingresso. Tu sarai l'arbitro. Io, sì, diciamo che io cercherò di portare a termine la missione, che sarà appunto raccontare e svegliarci insieme agli italiani, facendo chiaramente dell'intrattenimento, dell'informazione, grazie alla presenza dell'uomo serio di Binario 2, molto che è serio Semprini. E poi vabbè, insomma è evidente, no, che... io non parlo perché no. C'è il direttore là che è preoccupatissimo. Cioè, allora fino a Carolina era, appena ha visto che stava venendo a essere qua, l'ho visto con le mani così, quindi non dico niente, non voglio dire no, niente. No, però sarà sicuramente insomma un programma che porterà ad entrare nelle case degli italiani nel momento in cui chiaramente c'è chi si sta preparando per andare al lavoro, chi per andare a scuola, quindi cercheremo di creare qualcosa che possa essere divertente, leggero, ma anche insomma con dei temi. E abbiamo un sacco di inviati nella stazione, perché noi siamo alla stazione Tiburtina di Roma. Ma perché alla stazione Tiburtina? Ma perché? Perché non si è mai fatto, chiedilo dire, no. No, perché il nostro direttore Angelo Meloni ha avuto questa illuminazione. Andrea, perché è un punto nevralgico della città dove le persone sì, si incontrano. Però si l'idea ce l'ha avuta lui. E che se l'idea ce l'ha avuta lui, non è che vi posso dire. Almeno. A meno che non è stato uno che faceva la voce sua e quando mi ha chiamato mi ha detto vuoi fare un programma dalla stazione? No, ha avuto questa idea qua. Lo sai imitare? Lo sai imitare? Ma non lo farei mai. Io domani mattina devo andare in onda, Francesca. Sì, esatto. Poi dopo possiamo parlarne. Comunque una cosa ve la perderete sicuramente. Non potrete partecipare a Sottovoce. Da Mangiullo, perché oppure decidiamo di dormire molto poco, però insomma non so se ce la faccio. E quindi siccome voi non potrete andare da Mangiullo, sì. Mangiullo è venuto da voi. Ah, che bello. Viene domattina? No, viene adesso. Ha preparato veramente, c'è Gigi, certo. Dove sta? Gigi è qua, una domanda per voi. Io ci ho passato tutta l'estate. Tu sei vita morte e miracoli di Gigi. Tutto. Ha anche il costumino a righe. Sì, assolutamente sì. Gigi parla solo di lavoro. Cioè, allora, quando tu incontri Gigi sì. e gli fai una domanda personale, Gigi, come stai? Come sta andando? Senti un po', ma da dove andate in onda? Dalla stazione di Tiburtina, sì. E quando partite? Cioè, lui parla solo di lavoro. Lui si interessa solo al lavoro. Sono stacanovista. E di filosofia. Sei andato in vacanza, Gigi? Sei andato in vacanza, sì. Dove sei andato Ho fatto in vacanza? Delle vacanze. Ma tu fai sto programma dalla Tiburtina, quindi? No, ma ti chiedo, sì. Hai fatto vacanze? E quanti personaggi ci stanno in ecco, questo programma? Vedi. Cioè, lui va avanti, capito? Ma c'è Gigi, veramente? C'è una domanda anche per te. Ma cominciamo con quella per Carolina. Oh, mamma. Carolina, una domanda solo e soltanto per te. Il pentimento nasce dal rammarico di quello che abbiamo fatto
o il pentimento nasce dal timore di quello che ci può succedere? La prima, sicuramente la prima per quanto mi riguarda. Sintetica tu, sì, eh? Sì, no, nel senso che... Radiofonica lei. Io ho sempre fatto fatica con Gigi perché mi perdo al secondo passaggio. Infatti uno degli escamotaggi è dire la prima proprio, o la seconda. Sì, ho trovato questo però okay, è difficile. La prima. No, però il timore di non aver fatto delle cose, no, piuttosto... Farle e magari poi dopo, in caso, se succede, pentirsene. Prossima questa è un po' domanda di Gigi, vediamo per chi è, credo per Andrea. Anche per te, caro Andrea, una domanda. È meglio ritrovare un vecchio amore o è meglio invecchiare con un nuovo amore? Sto chiamando Gigi Marzullo in diretta, in maniera tale che vediamo... Vai, no, ecco, no, glielo chiedo. Sì. No, glielo chiedo. Me lo saluti? No, perché... Vediamo se risponde. No, perché se risponde... Adesso tanto mi richiamerà. Ma sta lavorando o ti parla di lavoro? No, adesso glielo spiego, glielo chiedo. Dico, Gigi, mi aiuti a rispondere a questa domanda? Però è meglio adesso invecchiare con... Com'era? Con un nuovo amore. Con un nuovo amore che è quello che sta qua. E qui, tra l'altro, ma io lo sapevo che avrebbe risposto così. Sì. Vero, l'avevo spoilerato. Gianluca, la domanda di Gigi per tua. Voglio la numero 5. Gianluca, solo per te. È un sorriso che permette all'anima di respirare o è una lacrima che permette al cuore di riflettere? Questa era più difficile di tutte. Io direi un sorriso. Noi anche domani mattina vogliamo cominciare con un sorriso. Beh, ma vedi, l'uomo di spettacolo, ragazzi. Questo è un uomo di spettacolo. Bravo. Ha già linkato tutto. Sintesi giornalistica molto efficace. Voi prendete il posto che fu di Fiorello. Sì. Va fatto sapere qualcosa, in bocca al lupo. Cioè, beh, non sì, vi ha degnato di uno sguardo. No, questa mattina... Abbiamo sentito Rosario, abbiamo parlato con Rosario, ma noi già ci eravamo sentiti già prima di questo inizio, insomma, non ci siamo sentiti solo a ridosso. Ed è stato molto, molto carino, come insomma, era prevedibile. Rosario è una persona umana, per bene, e questo in bocca al lupo che ci ha fatto, insomma, adesso non ve lo spoilero, forse domani mattina se guardate il programma... Sì. Che cosa? No, forse domani mattina. Senso, forse domani mattina. No, non viene, no, perché sennò non ci sarà. Diciamo, però il sunto del vocale era, ma chi ve l'ha fatto fare? Esatto, è questo il senso. Sì. E l'altro, invidi i miei capelli, Sì. Sei prima andato subito su Body Shaming. Io devo lavorare sulle vostre affinità, per credere veramente che siate ormai diventati una squadra. Semprini, cosa vedremo domani? Che cosa ci aspetta? Sembra l'interrogatorio di un PM, te lo dico. Infatti, guardi, avvocato, ce l'ha la scaletta? Perché io, ecco, no. Cosa vedremo domani? Vedremo. Però io non vorrei spoilerare molto, ecco, vedremo un bellissimo inizio, tutto molto frizzante, poi arrivano a me, corner delle notizie, ci intristiamo subito. No, non è vero. No, perché dare delle notizie, chiaramente in un contesto anche dove ci si diverte, si sorride... Infatti, e sicuramente, allora ecco, torno serio. C'è una situazione di maltempo in Italia, come sapete, abbastanza preoccupante, quindi sicuramente aggiorneremo anche su quello. Anche in questa situazione di maltempo ci sono stati dei casi di eroi, di persone che comunque si sono distinte, ma poi parleremo anche di tante altre notizie, ce ne ho due che loro non sanno, che gliele voglio dare così a sorpresa. Sì, perché non ci dice tutto, capito? Ma infatti il clima vero, lo spirito di questo programma è già qui nel promo, guardate. Signore e signori in studio, iniziamo. Arrivo. Apre, no? Portatelo via questo. Andrea Perroni, io sono conduttore. Binario 2, a partire da lunedì 21 ottobre alle 7.15 su Rai 2. I nostri tre conduttori sono schierati dentro la nostra ruota e tra pochissimo ci daranno prova della loro sintonia e della loro affinità. Avranno imparato a leggersi nel pensiero? Abbiamo preparato qui per voi dei cartoncini che in realtà niente altro sono che... Avete mai giocato al gioco dei mimi? Sì. Sì. No, ma sono preoccupatissimo. Sì. No, Andrea, tocca a te. I primi, chi dovrà indovinare, questo caso Carolina e Gianluca, sì, dovranno posizionarsi di fronte ad Andrea, che tenterà di farvi capire di che cosa si tratta. La vedo malissimo. Questa frase gira... no, lui la deve leggere. Ok. Vai, col tempo. Ma posso parlare? No, devi mimare, non devi parlare. Vabbè, mimo parlante, ragazzi. No. Non devi parlare. Anche il labiale. Ora? Ora. Tu?
Scappi. Andiamo. Diamo la linea, diamo la linea. Diamo la linea. Eh no. No. Vabbè, così però, cioè, Rai. Ma non è di mare questo. TG2. Sei un ci sono riuscito. TG2. Ci sono riuscito. Ragazzi, i mimi francesi usavano anche le labbra. Quindi... Carolina, tocca a te mimare. Vediamo se gli altri due... Prego. Vai, abbiamo già capito qua, Qualcuno... Io guardo, Carolina, per te, questa prova... Ok, ce l'ho. Ce l'ha. La linea. La linea. Allontanarsi dalla linea gialla. Vabbè, ma dai, ragazzi. Ragazzi, voi venite a rubare a casa dei ladri. Ragazzi, ma venite è una professionista. Questa era facilissima. Diamo la linea al TG2, a me mi avete messo. Gianluca, tocca a te. Ma era difficilissimo. Ma la linea al TG2 è difficilissima. Ma chi è? Non ti lamentare, stai calmo. Non ti lamentare, vai, tocca a me. Adesso Carolina, vai, Andrea, però, aspetta, di indovinare. Ma tu me la fai vedere da così lontano? Io non ci vedo più. Aspetta, mi avvicino a te. Scusa, te la faccio leggere da vicino. Devi mimare questa frase. Ah, beh, sì, ok. E all'improvviso Gianluca Semprini diventa Django Edwards, guarda. Eccolo qua. Via, vai col mimo. Oggi binario correre al binario, andare al binario. Gianluca, ti muovi malissimo, sei scordinato. Gianluca è giornalista, persona, andare al binario, andare viaggiatore. Al... viaggiatore, i viaggiatori che devono fare, viaggiatori ballano la Macarena. C'è il binario, c'è il binario. No. Aprono il tre. I rumori sì. Scendono. Che cos'era questo? È in arrivo George Clooney al binario 6. E io ero George Clooney. Clooney. Ma chi l'ha scritta questa roba, ragazzi? Chi l'ha scritta questa roba? Ma io ero George Clooney, era la cosa più facile, però. Era semplicissimo. Sì. Torna in posizione, l'ultima per te, non posso più. Io? Sì, sì, un'altra volta. Dai, sì, perché sei stato peggiore, dai, oggettivamente. Ai tuoi colleghi. Ragazzi, sì, vai, dai. Vai. Ma io a scuola del circo a vapore facevo sega quando c'era Mimo. Dai. Facciamo questa. Ah. È facile. Andrea, tu. George Clooney, tu. No. George Clooney, noi binario 2. E domani ci vediamo domani. Noi. Ci guardiamo. Vediamo. Binario 2. Domani ci vediamo. Domani. Senza Francesca. Ma cos'è? Noi. Domani. Binario 2. 7:15. Alle 7:15. Alle 7:15 su Rai 2, binario 2. Ci vediamo dopo la pubblicità. Dopo. Le vedremo delle belle con Carolina Di Domenico, Andrea Perroni, Gianluca Semprini. Ma tu vieni. Io verrò a trovarvi. Sì, alle 7:15. Manderò il mio oleogramma. Ma senti, se non vieni, io ho un'idea. Sì. Me la posso dire o me la bocciate? Veniamo noi da te. Veniamo noi a casa tua a fare colazione. Va bene, o facciamo colazione in un bar dove vuoi tu. Dove vuoi bello tu? Bello questo. Sì. Ti piace? Sì, mi piace. Venite però verso sì, ma che non sia... No, Franci. Dai. Che non sia... Una mattina. Una mattina sola te la... La colazione la offro io, giuro. La offro io, però veniamo alle 7:15. Da te. Lo facciamo solo per te, che non sia... Ma sono felice, Franci. Faremo colazione insieme, ve lo prometto. Ne insieme vedremo delle belle. Binario 2, da domani mattina, dalla stazione Tiburtina, con Andrea Perroni, Carolina Di Domenico e Gianluca Semprini. Cosa mangi a colazione? Lo yogurtino. Ragazzi, in bocca al lupo. Grazie. A domani, sarà bello vedervi. Grazie a voi. Noi ci